Ora che abbiamo rivelazione, io farei come ho detto, magari non proprio dall'inizio, però tipo il tempio del dio del mare, dobbiamo tornarci, dobbiamo fare una capatina lì, eh. Io un giro da Mandra me lo partirei da lì e poi piano piano ci rifacciamo tutta quanta la costa fino a ritornare al deserto e poi ritornare ad Alafra per vedere se abbiamo lasciato indietro qualcosa. Da Alafra poi torniamo nel deserto, usciamo di nuovo da qui e andiamo a Garo. E ora che in teoria abbiamo fatto tutto quanto, possiamo riscambiare i Digin fra i nostri amichetti. Beh, però sai, potremmo già farlo adesso. Potremmo farlo adesso, che così se ci danno qualcosa non abbiamo poi bisogno di tornare indietro dopo. Comunque questa musica la vedrei benissimo in un qualsiasi gioco di Zelda. Dunque, dobbiamo anche trovare il modo per salire qua sopra noi. Vabbè, facciamo le cose nell'ordine che il gioco vorrebbe che noi facessimo. Cosa? Estranei qui? Io me ne ritorno dentro. Beh, oddio, l'avevi già fatto, non c'era bisogno di rifarlo. E di nuovo il bimbo. Guardate, è un lupo mannaro! Come cazzo siete entrati voi qui? Scappo! Oh, era proprio là! Andiamo a cercarlo, Felix! Voglio vederlo, voglio studiarlo, voglio visionarlo! Allora, con calma, Kraden, fammi fare le cose a modo mio. Vediamo. Ehi là? Felix, un momento! Dove sarà andato il lupo mannaro? Credete che l'abbiamo perso da qualche parte? No. Spero di no, o piuttosto sarei proprio triste se fosse successo. Cos'era? Sembrava il ringhio di un lupo. Il mio dito non è più tanto buono, ma c'era qualcosa. Forse dovremmo perlustrare l'area più accuratamente. Non c'è bisogno. Guardate, usa la psicoenergia. Non temete, questo cucciolo è innocuo. Sembra proprio piccolo. Sono piccolo. Crrr. Ditemi, chi siete? Come siete arrivati fin qui? Vorrei porvi la stessa domanda. Potrà mai essere? Voi stranieri possedete il potere di rivelare l'invisibile? Ah, naturalmente. Ero certo che fosse così. Dai, buono. Sì, hai ragione. Devono aver superato la sfida della roccia dell'aria. Ehi, come mai il piccolo non parla come te? Quando mutiamo parlare, la vostra lingua diventa più difficile. Ma tu puoi, tu devi essere speciale, dunque. Speciale, forse, ma per favore, chiamatemi Maha. Dunque, immagino che possiate utilizzare anche turbine. Se avete appreso per rivelazione la roccia dell'aria, dovete anche conoscere turbine, esatto. Sì, credo che possiamo dire a Maha che siamo adepti. Cosa ha detto? Non capisco. Voleva sapere cosa sia un adepto. Piacerebbe saperlo anche a me. Gli adepti sfruttano le energie elementali per generare forze come turbine. Elementali? Vuoi dire i quattro elementi? Il potere della terra, del fuoco, dell'acqua e del vento? Esattamente. Questi elementi formano ogni cosa che è nel nostro mondo. Interessante. Molto interessante. Cosa ha detto questa volta? Fatevi cazzo, no. Ha chiesto se ormai non c'è più bisogno di nascondersi da voi. E perché avrebbe dovuto nascondersi da noi in primo luogo? È indubbio che molti troverebbero la vista di un licantropo piuttosto snervante. Purtroppo hai ragione, molti ci considerano una razza maledetta. E se vi vedessero sotto forma lupesca? Un tempo la nostra gente veniva bruciata. La chiamavano purificazione. Orribile. Ma questo piccolino non è che ora proverà a mordere. Ehi, stai buono. Scusa. Bambino, torna a casa. Ah?
Non preoccuparti, possiamo fidarci di loro. Torna a casa ora. D'accordo, Arru. Sono adepti, non sono lupi mannari come noi. Proteggono un antico segreto. Possiamo fidarci, non tradiranno il nostro segreto. D'accordo, Au. Si è fatto tardi. Perché non andate alla locanda e riposate? Ma allora... Non lascerò questo posto. Non vai a casa? Questa è casa mia. Quando ho preso rivelazione, ho perso la mia forma umana. Questa è la mia casa adesso. Quindi, Capobranco Ma, tu hai questo aspetto sempre. Wow, e il piccolino? Lui è mutato perché ha guardato la luna piena. Quindi, per domani mattina, sarà tornato di nuovo alla sua forma umana? Giusto, ora ritiriamoci. Ma ecco, va in automatico. Felix e il suo gruppo passano la notte nella locanda. Non avete dormito molto l'altra notte. Sembra che non abbiate riposato affatto. Il capobranco Ma ci ha detto tutto di voi. Non preoccupatevi con il conto, ci pensiamo noi. Wow, addio amici. Per 24 monete? Eh beh, wow, porca troia, scusami. Tieni, te le do io le 24 monete, ma almeno fammi recuperare tutta l'energia, che cazzo. Non avete dormito un cazzo, infatti, si vede. Ah, giusto, abbiamo rivelazione, aspetta. Vediamo se... Oh, oh, oggetto. Cos'è? Ah, un elisir. A proposito di elisir, cose da vendere, cazzate varie, aspetta. Fammi visitare tutte le case per vedere se posso prendere in prestito tutti gli oggetti. Amica, amica. Ehi là, buongiorno. Allora, io qua farei una prova. In teoria, come dico, che vendendo più di uno stesso oggetto unico possiamo ricomprarne di più. Nel caso, ho appena salvato. Vendiamone 23.000, madonna. Ok, ne abbiamo vendute 3. Proviamo a prenderne 3. Non ne ha. Oh. Ah, perché lui è delle armature, aspetta. Lui è delle armi. Fermo. Per un attimo ho avuto paura. Eccola qui. 31.000. Vediamo. Posso prenderne più di una. Perfetto. Quindi, anche se le vendiamo, siamo a posto. Ok, ricarichiamo. Era per test qui, non avevo intenzione di sprecare così tanti soldi, sincero. D'accordo. Quindi, se tutte le armi mi rimangono, io... 3 le vendo e una per il momento la teniamo da parte. Guarda quanti bei soldini. E vendiamo ovviamente anche tutto questo. Venderei anche la carta del Pierrot, perché tanto la posso ricomprare sinceramente. Vabbè, la teniamo per il momento. Tu però che cos'hai di unico? Hai degli stivali sicuri. Aumenta la difesa, cala la velocità. Ovviamente non è... No. Grazie. Beh dai, abbiamo già fatto un bel po' di soldi che sicuramente già all'inizio qualcosa di utile ci possono fare. Andiamo dunque dal caposbranco. Ehi, siete voi, grazie per l'altra notte. Oh sì, certo, probabilmente non mi riconoscete in forma umana. Ero nella caverna con Maha, il piccolo lupo mannaro. Grazie a me potete stare nel villaggio e noi non dobbiamo indossare cappucci. Grazie. Metti caso che mi dà una nuova psiconergia, almeno la becchiamo subito comunque. Vi aspettavo. Potresti dirci qualcosa di più sui lupi mannari? Volete conoscere la ragione per cui possediamo il potere di trasformarci? Ah, beh, veramente, insomma, sì. Pensate sia strano che possiamo cambiare forma? Beh, sì. Ma a pensarci bene, cambiare forma non è così naturale. Dove vuoi arrivare? Pensate al bruco, per esempio. Quando arriva il momento, non si trasforma forse in una bellissima farfalla? Sì, è naturale. E il riccio e l'istrice? Forse non cambiano forma per proteggersi? Ho sentito parlare di queste creature, sì. E molti anfibi posseggono il potere di cambiare colore a volontà, giusto? Alla luce di tutto ciò, potete ancora dirmi che i lupi mannari sono così anomali? Beh, a dire la verità, non ci avevo mai pensato in questa maniera. Forse non ci hai mai pensato abbastanza. Ehi, questo è un insulto. Io, caro signore, sono uno scienziato. Davvero, uno scienziato? Ma è straordinario. Ho speso molto tempo a riflettere sui lupi mannari. Spesso mi sono sentito sventurato per essere nato così.
ma dopo aver riflettuto più a fondo sulla natura, ho capito che le specie più deboli sono sopravvissute evolvendosi, trasformandosi. Ho ragione? Se ci pensate, anche gli uomini, senza trasformare i loro corpi con armi e armature, sarebbero delle creature debolissime. Credo che l'evoluzione in lupi mannari sia una maniera dell'umanità per sopravvivere. Ma questa... Naturalmente non c'è modo per me di provare questa teoria, ma mi sembrava che la nostra capacità di usare turbine lo confermasse. Turbine? Perché? Pensavo che solo la gente di Gora potesse utilizzarlo. Era un dono esclusivo dei lupi mannari, del branco di Garo. Pensavo che solo pochi prescelti potessero usare rivelazione. Ma ora scopro che anche voi potete. Cosa significa questo? Perché siete in grado di usare turbine? Cos'è davvero un adepto? Capobranco, ma conosci il continente chiamato Angara? È a nord del mare orientale. Angara? Al centro dell'Angara c'è un picco chiamato Monte Aleph. Il Monte Aleph? Allora è vero, le nostre leggende dicono che è là della notte dei tempi. Se il Monte Aleph esiste, allora le nostre leggende sono vere. Esiste ed è esploso. Kaboom! Loro due vengono dal villaggio ai piedi del Monte Aleph, un villaggio chiamato Vale. Loro provengono dal Monte Aleph, incredibile. E sono entrambi adepti, anche se i poteri possono essere differenti. Tutti a Vale sono adepti, in un certo senso. Questo non li rende simili a noi di Garo. A Vale le storie raccontano che è stato il Monte Aleph a generare gli adepti. Questo non è ciò che dicono le leggende di Garo. Sono un popolo dei molti talenti, ma c'è dell'altro. Le pietre mistiche sul Monte Aleph, le pietre psicoenergetiche. Che poi io ho sempre detto psicoenergetiche, ma si dicono psicoenergiche. Sono direttamente collegate ai loro poteri. Hai detto pietre psinergiche? Non mi piace psinergiche, mi piace psicoenergia. Se ci fossero simili pietre a Garo, potrebbero spiegare anche i nostri poteri. E che tipo di pietre sono queste pietre psicoenergetiche? Tu le hai viste, ma le pietre brillanti del cuore della roccia dell'aria. Conosco la pietra di cui parli, ma... La roccia dell'aria è piuttosto lontana da Garo. Non capisco come possa influenzare su di noi. Mi domando, e se fosse a causa del vento? Ovviamente, è il monte del vento. Probabilmente l'avrei già capito da solo, Felix. Sulla roccia dell'aria soffiano venti molto forti. Quei venti avrebbero trasportato lontano... Trasportato? Trasportato cosa? Bah, che testa dura! Il potere della pietra psicoenergica! Com'è possibile? Come sarebbe stato trasportato dal vento il potere della pietra? Non sottovalutare il potere del vento. Con il tempo, grazie al vento, anche le montagne diventano sabbia. Quindi diventando polvere loro l'hanno assorbita. Voglio dire, il vento della roccia dell'aria è stato così forte da sollevarsi da terra. Quindi perché non avrebbe potuto trasportare fino a Garo particelle della pietra? Beh, ha senso, ha ragione, ha ragione! Quelle particelle provenienti dalla pietra psicoenergica devono possedere un suo potere. Questo spiega perché la vostra psicoenergia è più debole che fra gli abitanti di Vale. Voi siete stati meno esposti. Il percorso del vento avrà inoltre influito su chi fra di noi di Garo può usare turbine. Naturalmente queste sono solo congetture, ma mi fanno riflettere. Grazie. Sono Sara, piacere di conoscerti. Oh, non ci siamo ancora presentati, Capobranco, ma... Io sono Kraden. Lei è Sara, questa è Jenna. E lui è Felix. Esatto. Ciao. Permettimi di ringraziarvi per ciò che avete fatto. No, no, davvero, non c'è bisogno di ringraziamenti. E se vi dessi un sasso? No, no, i sassi sono stupidi. Peccato, vi avrei voluto dare... Oh, beh, questo lo accettiamo. È un Dijin. Un Dijin? È così che lo chiamate? Quando è con voi, accresce le forze. È molto utile. Immagino che ora continuerete il vostro viaggio, sì? Avete intenzione di andare per mare? Sarà un lungo viaggio. In questo caso credo che questo Dijin servirà più a voi che a me.
Vai. Pam 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 pam. Etere. Un altro Digin, che fortuna. Esatto, ed è del vento, tra l'altro. Questo è un grande dono, ti siamo riconoscenti. Non c'è bisogno di ringraziamenti, però state attenti in viaggio. Buona fortuna con i lupi mannari, ma... Grazie. Andiamo, Felix. Va bene, Felix, ora dobbiamo andare. Tac, tac, tac. Allora, Digin, Etere, concentrazione per recuperare PP. Se lo diamo a noi, ci aumenta le statistiche, ma non ci cambia nulla. Allora, statistiche siamo 122, 107, 115 di difesa, 94, 98, 75. Se però lei la facciamo diventare domatore, perde un sacco di statistiche. Perde un sacco di punti vita e di PP. No, 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 mi dispiace. Ma anche la frusta mi sa che è diventata un peso al culo. Per il momento poi si parla, ovviamente. Se scendo di sotto, posso? Voglio vedere cosa c'è. Ah, nulla. Grazie. D'accordo, visto che non c'è null'altro da fare qui. Abbiamo ottenuto un Digin. Sì, utile, per carità, però avrei preferito una psicoenergia. Possiamo andare a Mara, che anche lì ci sono le catacombe da visitare. Rivelazione, che dovevamo usarla qui. Eccoci qua. Arriviamo alla cesta che ci porta a un ipnospada. Interessante. 150. Lama leggera scatena aria lunare. Carino. 147. Beh, mica male. Non è molto di più, ma è meglio che nulla. Quindi l'Hank propiziatorio diventa inutile. Lo andiamo a vendere. Grazie di tutto. E via. Ripartiamo per il nostro mistico viaggio.